Buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi per la terza lezione, nostro terzo incontro. Vi chiedo scusa se ho saltato venerdì, ma ho avuto dei problemi con la cinepresa, adesso ho capito, ma purtroppo queste macchine, cineprese, scaricare eccetera, per me è tutto nuovo, mi sto addestrando e quindi spero di che altri inconvenienti si limitino e diventi un pochettino più brava e più veloce. Allora, spero stiate tutti bene, abbiate passato una buona Domenica delle Palme e ci stiamo preparando alla Pasqua. Purtroppo sarà sempre una Pasqua in casa, quindi non potremo passarla con i nostri parenti. Comunque ci facciamo compagnia sempre durante la settimana, così magari pensiamo meno alla nostra solitudine forzata. Benissimo, allora carissime, prendete e carissimi, prendete il vostro quaderno e la vostra penna, che iniziamo con le nostre solite giochi di parole. Allora, abbiamo quindi, come l'altra volta, vi do delle parole e voi dovete scrivermi solo tre aggettivi che secondo voi la definiscono. Ovviamente vi do i soliti 30 secondi scusate. Dunque, allora, la prima parola è fiore, quindi attenzione, solo tre aggettivi. Via! E altra seconda parola, cielo, via. Parola libro. Seconda parola, un quadro, via. Città, via.
Prendo un attimo il computer, scusate. Ecco qua. Allora, adesso io vi detterò delle parole e voi le scriverete su una pagina. Adesso quella pagina che avete predisposto per queste parole che vi detterò, la girate e la dividete in tre colonne. In una colonna scriverete animali, in un'altra colonna scriverete abbigliamento, nella terza colonna professioni. Quindi animali, abbigliamento, professioni. Benissimo. Adesso girate la pagina, quella che vi ho lasciato in bianco, e vi detto piano piano le parole. E poi vi spiego. Cappello, politico, serpente, stivali, gatto, elettricista, elefante, calze, pantaloni, cigno, topo, postino, avvocato, cravatta, segretaria. Ripeto: cappello, politico, serpente, stivali, gatto, elettricista, elefante, calze, pantaloni, cigno, topo, postino, avvocato, cravatta, segretaria. Bene, allora voi avete questi nomi, nella pagina dietro avete diviso in tre colonne, ovvero in tre categorie. Animali, vi ricordate, indumenti e professione, abbigliamento e professione. Adesso io vi do 30 secondi per rileggere tutte le parole e già in questa lettura per impararle a memoria datevi una strategia che già un po' vi ha aiutato, perché vi ho già fatto dividere in categorie questi nomi, per cui adesso sta a voi trovare un'ulteriore strategia per far sì che vi li possiate ricordare. Ok? Quindi pronte e via. Leggete e cercate di imparare a memoria, di trovare qualche modo per poi riportarle nell'altra pagina. Correggiamo insieme. Allora, prima colonna erano gli animali, quindi animali, e abbiamo elefante, cigno, gatto, topo, serpente e stop. Seconda colonna, abbigliamento, cappello, stivali, calze, cravatta, pantaloni. Terza colonna, le professioni: avvocato, politico, elettricista,
postino, segretaria. Ecco, adesso voi controllate com'è andata, cosa avete dimenticato, cosa avete ricordato. Senza per questo giudicarvi, mi raccomando. Solo controllate e magari chiedetevi che tipo di strategia avete utilizzato, seppure avete, insomma, analizzate quello che voi avete fatto per imparare, per ricordarveli. E quindi non preoccupatevi. A volte si dimentica perché non c'è stata una buona organizzazione. E poi ricordatevi che la buona organizzazione voi dovete metterla in atto per ricordare le cose molto importanti. Qui avete il beneficio del fatto che comunque sono parole così, no? Che non, a livello affettivo non vi portano a niente, è solo un esercizio. Ma attraverso questo esercizio voi dovete capire che per ricordare le cose che veramente vi stanno a cuore, comunque voi dovete trovare un'organizzazione, comunque cosiddetta anche una strategia per ricordare. In questo caso noi abbiamo diviso in categorie, quindi per focalizzare meglio queste parole. Bene. Adesso facciamo un altro giochino. Allora, io vi darò, diciamo, vi porrò delle domande e voi scriverete. Allora, in alcuni vi darò sempre un 30 secondi di tempo, in altri invece saranno incalzanti. La domanda non scrivetela, ma partite subito con la risposta. Allora, prima domanda: elenca tutti i mesi che hanno 31 giorni. Via! Dell'anno finisce l'autunno. In quale mese dell'anno si celebra la festa della Repubblica? No, e stop. Adesso scrivete i 3 mesi che precedono il mese di ottobre. I 3 mesi che precedono il mese di ottobre. Qual è il mese dell'anno in cui comincia l'inverno? Che santo si festeggia il 19 marzo? Quali sono i mesi dell'inverno? E alt, benissimo. Allora, correggiamo questo. Allora, elenca tutti i mesi che hanno 31 giorni. A tutte credo sarà venuta in mente la filastrocca. Questa è una strategia, imparare le filastrocche
dico, nella scuola e con i bambini per insegnare determinate scadenze. Quindi questa può essere una strategia, inventarsi delle filastrocche, inventarsi delle poesie, inventarsi delle rime, per ricordare qualcosa che per voi è importante. Allora, 31 giorni, gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre. Tutti i mesi in cui il nome ha la lettera R. Febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quasi tutti. In quale mese dell'anno finisce l'autunno? È dicembre, 21 dicembre. In quale mese dell'anno si celebra la festa della Repubblica? È giugno. Quali sono i 3 mesi, che precedono il mese di ottobre? Sono luglio, agosto, settembre. Qual è il mese dell'anno in cui comincia l'inverno? È dicembre. Che santo si festeggia il 19 marzo? È San Giuseppe. Quali sono i mesi dell'inverno? Sono 21 dicembre, febbraio, 21 marzo. Perfetto. Adesso invece andiamo su un giochino vero o falso. Quindi io vi darò delle risposte e voi dovrete scrivere vero o falso. Per cui non dovete assolutamente scrivere le mie risposte, ma subito magari fate uno, V o F, quindi vero o falso. E iniziamo con la prima. Il mese di gennaio ha 30 giorni. Il mese di febbraio cade in primavera. L'8 marzo è la festa della donna. Il 25 aprile è la festa del lavoro. Il mese di maggio ha 31 giorni. Nel mese di giugno finisce la primavera. Luglio ha 30 giorni. Il 10 agosto si festeggia San Lorenzo. Il mese di settembre ha 31 giorni. Il 1° di ottobre si festeggia San Remigio. A dicembre finisce l'autunno. Gli ultimi 3 giorni di gennaio si chiamano della merla. San Valentino cade nel mese di marzo. Il mese di febbraio ha sempre 29 giorni. Il 19 marzo si festeggia Sant'Antonio. A maggio fioriscono le rose. Il 2 giugno è la festa della liberazione. Il 15 agosto si festeggia l'Immacolata Concezione. Nel mese di settembre finisce la primavera. Il 4 ottobre si festeggia San Francesco. Allora, correzione. Il mese di gennaio ha 30 giorni, falso. Il mese di febbraio cade in primavera, falso. L'8 marzo è la festa della donna, vero. Il 25 aprile è la festa del lavoro, falso. Il mese di maggio ha 31 giorni, vero. Nel mese di giugno finisce la primavera, vero. Luglio ha 30 giorni, falso. Il 10 agosto si festeggia San Lorenzo, vero. Il mese di settembre ha 31 giorni, falso. Il 1° di ottobre si festeggia San Remigio, vero. A dicembre finisce l'autunno, vero. Gli ultimi 3 giorni di gennaio si chiamano della merla, vero. San Valentino cade a marzo, falso. Il mese di febbraio ha sempre 29 giorni, falso. Il 19 marzo si festeggia Sant'Antonio, falso. A maggio fioriscono le rose, vero.
Il 2 giugno è la festa della liberazione, falso. Il 15 agosto si festeggia l'Immacolata Concezione, vero. Nel mese di settembre finisce la primavera, falso. Il 4 ottobre si festeggia San Francesco ed è vero. Benissimo. Adesso facciamo un esercizio qua sul computer che vi prenderà un pochino di tempo. Allora, ed è l'ultima che vi faccio fare. Allora, attenzione. Ok, io vi leggerò un paio di volte un brano. Diciamo che lo definiscono una notizia del giornale. E attenzione, adesso, come sempre, prendete il vostro quaderno e fate questo diagramma che vi aiuterà, ve lo anticipo così, vi aiuterà anche a memorizzare. Questo diagramma dove c'è un chi col punto di domanda. Poi, e lasciate un po' di spazio per scrivere poi quello che vi verrà in mente dopo aver letto il brano. Quando, punto di domanda, un po' di spazio, perché, un po' di spazio, dove, cosa. Quindi, chi, quando, perché, dove, cosa. Oppure, chi, cosa, dove, perché, quando. Benissimo. Queste sono le 5 domande che voi dovete avere bene in testa mentre io vi leggerò un paio di volte questo brano. Automobilista ubriaco guida contromano. Un uomo ubriaco ha percorso una decina di chilometri contromano lungo l'autostrada A1 dopo essersi scolato diversi bicchieri di birra. Forse Ernest Rossi, questo è il nome dell'automobilista, 34enne, è andato a far bisboccia per non pensare alla separazione dalla moglie, avvenuta 2 giorni prima. Diversi automobilisti sono finiti fuori strada per evitare la collisione con il veicolo lanciato a grande velocità, mentre il suo conducente ignorava beatamente di procedere nel senso sbagliato. In tribunale Rossi, un elettricista, padre di 3 figli, ha raccontato di aver trascorso la notte di mercoledì al pub Il Cinghiale, insieme agli amici, e poi di essersi messo alla guida del suo furgone. È stato fermato allo svincolo 11 poco prima delle 2 del mattino. Susanna Ponti, il pubblico ministero, ha affermato che nel sangue dell'uomo c'era un tasso alcolico di 3 volte superiore al limite massimo consentito. I magistrati hanno rinviato il processo di 1 mese. Rileggo. Un uomo ubriaco ha percorso una decina di chilometri contromano lungo l'autostrada A1 dopo essersi scolato diversi bicchieri di birra. Forse Ernest Rossi, questo è il nome dell'automobilista, 34enne, è andato a far sbisboccia per non pensare alla separazione dalla moglie, avvenuta 2 giorni prima. Diversi automobilisti sono finiti fuori strada per evitare la collisione con il veicolo lanciato a grande velocità, mentre il suo conducente ignorava beatamente di procedere nel senso sbagliato. In tribunale Rossi, un elettricista, padre di 3 figli, ha raccontato di aver trascorso la notte di mercoledì al pub
il cinghiale insieme agli amici e poi di essersi messo alla guida del suo furgone. È stato fermato allo svincolo 11, poco prima delle 2 del mattino. Susanna Ponti, il pubblico ministero, ha affermato che nel sangue dell'uomo c'era un tasso alcolico di 3 volte superiore al limite massimo consentito. I magistrati hanno rinviato il processo di un mese. Ultima lettura. Un uomo ubriaco ha percorso una decina di chilometri contromano lungo l'autostrada A1 dopo essersi scolato diversi bicchieri di birra. Forse Ernest Rossi, questo è il nome dell'automobilista, 34enne, è andato a far bisboccia per non pensare alla separazione dalla moglie, avvenuta 2 giorni prima. Diversi automobilisti sono finiti fuori strada per evitare la collisione con il veicolo lanciato a grande velocità, mentre il suo conducente ignorava beatamente di procedere nel senso sbagliato. In tribunale, Rossi, un elettricista, padre di 3 figli, ha raccontato di aver trascorso la notte di mercoledì al pub Il Cinghiale, insieme agli amici, e poi di essersi messo alla guida del suo furgone. È stato fermato allo svincolo 11 poco prima delle 2 del mattino. Susanna Ponti, il pubblico ministero, ha affermato che nel sangue dell'uomo c'era un tasso alcolico di 3 volte superiore al limite massimo consentito. I magistrati hanno rinviato il processo di un mese. Bene, adesso prendete la pagina dove vi ho fatto scrivere quella specie di diagramma e rispondete. Vi lascio un paio di minuti. Ricordatevi bene tutto quanto mentre io vi preparo il compitino. Eccomi per la seconda parte, che poi è quella del compitino. Allora, intanto per il brano che avete letto dell'incidente stradale, chiaramente non lo correggiamo oggi, ma la prossima volta che ci incontriamo, così voi avete la possibilità di riguardarlo, di vedere se avete fatto degli appunti e rielaborarlo un attimino meglio. E quindi poi la prossima volta insieme rivediamo con il diagramma tutto quanto. Benissimo. Allora, adesso per quanto riguarda il compito, allora, dunque, vi porrò delle domande a cui voi dovrete rispondere. Allora, attenzione, il titolo è Ripensando a ieri.
Per cui dovete ripensare alla giornata vissuta il giorno prima, diciamo allo ieri, rispetto alla giornata in cui decidete di fare il vostro compitino. Quindi, la prima domanda: qual è la cosa più bella che vi è capitato? Seconda domanda: qual è il programma televisivo che vi è piaciuto di più? Terza domanda: qual è la cosa che vi ha più infastidito? Quarta domanda: hai ricevuto qualche telefonata? Ripeto quindi. La prima domanda: qual è la cosa più bella che le è capitata, che vi è capitata? Seconda domanda: qual è il programma televisivo che vi è piaciuto di più? Terza domanda: qual è la cosa che vi ha infastidito di più? Quarta domanda: avete ricevuto una delle telefonate? Bene. Quindi, per fare questo esercizio, chiaramente dovrete, come dire, magari se ve l'ho preparato, diventa anche più carino, per il semplice motivo che se decidete di fare questo esercizio per dire lunedì, magari, o cioè martedì, magari lunedì vivete quella giornata con molta attenzione perché sapete che avete delle domande a cui rispondere. Per cui magari vi concentrate su delle cose che magari adesso le passate via così velocemente senza dare importanza. Invece diciamo che questo esercizio vi vuol far vivere quella giornata in un modo abbastanza intenso e concentrato, e forse dedicarvi anche a delle cose piacevoli da ricordare o anche spiacevoli. Per cui decidete voi quando fare questo esercizio per poi dedicarvi bene. Poi un'altra cosa è: voi dovrete dirmi il colore della tristezza, il colore della noia e il colore della gioia. Allora, voi ora potete anche solo scrivermeli. Però sappiate che nel tempo io vi farò fare dei disegni, come volete voi, ma usando i colori che voi avete deciso per quanto riguardano quelle emozioni. Per cui se già volete, siete ispirate, volete fare dei disegni, fateli pure, siete liberissimi. Chi ancora non se la sente, non ha voglia, non è organizzato con le matite colorate, con i colori così, ci penserà più avanti. Comunque sappiate che tutto deve essere fatto per voi, quello che fate deve essere piacevole, per cui non vi dovete preoccupare se non avete voglia di farlo, se non ve la sentite, perché visto che siamo già in quarantena, quindi forzatamente chiusi in casa, con tante mancanze, chiaramente tutto ciò che vi viene proposto deve essere qualcosa che vi allieti e vi renda veramente felici e rilassati. Per cui tranquilli, però se qualcuno è ispirato mi fa molto piacere. Attenzione, per quanto riguarda i compiti o anche gli esercizi, mi raccomando, io vi ho lasciato il mio indirizzo email e voi avete quasi tutti il mio numero di telefono, per cui non preoccupatevi a mandarmi i vostri scritti, basta che fate delle fotografie, magari se fate disegni, i vostri disegni, non mi disturbate, in quanto anch'io sono a casa, quindi non è che sto facendo delle cose pazzesche, se non quello di preparare le lezioni sia di motoria sia questi della memoria, per cui non, per il resto della giornata non è che sia morta di lavoro. Per cui mi raccomando, fate delle belle giornate, state tranquilli e speriamo di vederci presto. Arrivederci.